Con l'aggravarsi dell'emergenza sfollati nel nord dell'Iraq, parte oggi da Aqaba in Giordania una delle più grandi operazioni umanitarie dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Per i prossimi 4 giorni un Boeing 747 effettuerà un ponte aereo con Erbil. L'obiettivo è migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone costrette a fuggire dalle loro case di fronte all'avanzata dei combattenti jihadisti. La maggior parte degli sfollati si trova nel Kurdistan iracheno, dove sono arrivate altre 200.000 persone dall'inizio di agosto. Questo campo, nella zona di Bajet Kandel, era vuoto fino a 3 settimane fa. Oggi ospita più di 11.000 iracheni. In questa stessa regione una decina di siti in diverse fasi di allestimento dovrebbero essere presto in condizione di accogliere 140.000 rifugiati. Nelle prime spedizioni di aiuti umanitari ci sono tende, teli di plastica, set da cucina e taniche per la raccolta dell'acqua.